Arrivati a Kurma, raga, c'è una bufera di neve assurda. Adesso vi faccio vedere. È iniziato a nevicare quando eravamo in autostrada. Per fortuna siamo riusciti a parcheggiare la macchina e siamo già arrivati all'hotel, anche se non ci danno subito la stanza. Però era veramente improbabile andare ovunque perché è tutto bloccato e poi sta nevicando fortissimo. Allora, la situazione è che nevica fortissimo, siamo riusciti a parcheggiare la macchina vicino all'hotel e siamo andati su a piedi, però ci hanno detto che fino alle 15 non ci danno la stanza, quindi siccome siamo a Presandidie, che non è proprio in centro, a Kurma, è un po' fuori, ora abbiamo trovato questa fermata dell'autobus che fanno delle navette gratuite per andare in centro a Kurma, perché di muovere la macchina non se ne parla, anche perché c'è davvero tanta neve e poi già bella grazie che abbiamo trovato un parcheggio. Siccome è pieno di gente e anche i parcheggi scarseggiano, avevamo provato ad andare a Kurma in macchina ma non c'era un posto per parcheggiare, quindi ora aspettiamo che arrivi il bus che ci porta in centro a Kurma, così facciamo un giro. Leo, che testata hai tirato? Facciamo un giro e poi andiamo a cercarci un ristorante per pranzare. Adesso vi faccio vedere qua quanto sta nevicando. Forse non si nota troppo, ma sta nevicando davvero forte. Poi qui un po' sono venuti a pulire le strade, ma dove siamo noi e non troppo. Beh, questa è la strada principale. Questa sì, è la strada principale. Pilota della giornata, vuoi aggiungere qualcosa? Oggi nevicata, bella. Era da un po' che non ne vedevamo una così, onestamente. Davvero. E niente. Bisogna sedersi qua e stare in silenzio e ammirare lo spettacolo della natura. Top. E dopo? Si mangia. Zuppa per me e polenta e salsiccia, un classico ormai. Cotoletta che Leo mi dà un pezzo. Grazie, come sei gentile. Hai fame per caso? Volevo assaggiarla questa, non l'ho mai assaggiata. E via, andiamo in hotel. Dove siamo? Situazione attuale. In Norvegia. Abbiamo appena finito di mangiare, abbiamo preso la navetta perché di spostare la macchina non se ne parla e stiamo andando a piedi in hotel, che finalmente ci danno la camera. Wow, che bella la macchinetta del caffè, adoro. No, guarda che vista, stupendo. Ti piace? Molto. Yeah, ora tutti alla spasse. Comunque io impazzisco che c'è il Dyson come phon, non ci credo, cioè pazzesco, incredibile. Guardate che bello il bagno con la doccia, la vasca. Qua ci sono gli accappatoi per andare alle terme, che ora proviamo assolutamente. E guardate questo che carino, con dentro il telo e le ciabattine, e poi qua le ciabattine da tenere in stanza. Bellissimo. Abbiamo anche la macchinetta Nespresso con i caffè. Troppo bello questo posto, veramente. Poi guardate che vista, non ha prezzo, è impagabile. Sta nevicando fortissimo. C'è anche lì da mettersi fuori con una copertina, bellissimo.
Si va alle terme. Yeah. Non sapevo che volevi farmi un video che ero vestito così. Ti sta un po' corto però. Pronti per andare a cena? Ho messo il maglioncino che avevo fatto vedere nello scorso video, quello che vi dicevo che avrei messo una volta andata in montagna, ed eccomi che l'ho sfoggiato. Non ho più registrato nulla, anche perché nella spa non sapevo dove mettere la videocamera, però oggi siamo stati praticamente in spa tutto il pomeriggio, poi siamo andati in camera, siamo tornati in camera, ci siamo fatti la doccia e ora finalmente andiamo a cena, che abbiamo una fame assurda. In tutto ciò ha continuato a nevicare tutto il tempo, tra l'altro bellissimo nella spa, c'era la piscina all'aperto, quindi eravamo nella piscina bollente con la neve, davvero stupendo, e ora si va a cena. Verdure, un po' di affettati, per lui sempre e solo la crespella, la valdostana. E si mangia. Gnocchetti alla zucca per me e tacchino per Leo. Cosa volevi vedere? La neve? Sì. Andiamo. O Napoli-Milano. Allora. Adesso andremo in camera a vedere del basket. Oggi pomeriggio ha visto del basket. Ogni weekend che facciamo in montagna c'è il basket. Ma perché c'è il basket? Perché noi possiamo fare i weekend solamente perché lui gioca di sabato, che vuol dire che la domenica poi si guarda tutte le altre partite. Capito, lavori tutti i giorni. Basta. Sto mettendo una storia. Chi te l'ha fatta? Tu. Prego. Sta ancora nevicando, non ha smesso tutt'oggi, domani ci sarà la macchina tutta impantanata, però onestamente ne vale la pena, spettacolo incredibile. Il vero youtuber sono io. Bravo. Raga, ho fatto scacco, scacco, scacco. Houston, we have a problem. Siamo passati dallo scacco mio allo scacco matto suo. Ah, scusa. Ho perso. Guardate che bello, si può venire qua a farsi le tisane. Volendo ci si fa anche il caffè. Noi abbiamo preso la camomilla che ce la facciamo in camera. Bellissimo, ci sono anche delle caramelle da mangiare. Con la partita di basket in sottofondo mi faccio la mia camomilla. Cosa ridi? Ecco, camomillina. Torna a casa, adesso andiamo a fare colazione, poi tutti a casa. Colazione super top. Per me yogurt con cereali e ora metto sopra anche loro con una tisana e la macedonia. Anche lì ho preso frutta, prosciutto, croissant. Questa colazione è davvero bellissima. È tempo di tornare a casa. È uscito il sole. Anche se dicono che anche oggi nevicherà, però guardate che bello. Ora l'unica incognita è se riusciremo a partire con la macchina, perché è parcheggiata in un parcheggio dove speriamo abbiano pulito. Vi faccio sapere.
Allora, situazione macchina, bene, nel senso che hanno pulito tutta la strada, quindi dovremmo uscire. Ora stiamo togliendo tutta la neve da sopra la macchina e anche un po' dalle ruote, così poi dovrebbe riuscire ad andare in strada. E poi dopo questa è la strada principale che è pulita, non dovrebbero esserci troppi problemi. Ce l'abbiamo fatta, ora ci aspettano 2 ore e 20 per tornare a Tortona. Pianura. Con la nebbia che è sempre presente appena scendi dalle montagne. Si capisce che siamo tornati in pianura. Esatto, siamo tornati in pianura. Tra l'altro c'è il sole, con la nebbia non si vede niente. Appena rientrati a casa, Lego è stato bravissimo come sempre, ormai sappiamo che se stiamo via solo una notte non fa nulla, tanto al suo dispenser di cibo. E è stato un giorno bellissimo, una giornata stupenda, la neve è stata troppo bello veder nevicare e alla fine stamattina siamo anche riusciti a uscire bene con la macchina perché avevano spalato tutto, quindi molto bene. Sono quasi le 12. Quindi io ora pranzerò, che oggi ricomincio a lavorare. È passato troppo in fretta perché sarebbe bello fare 2-3 giorni in montagna, però non ci lamentiamo. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace, se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e se avete qualche curiosità fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo nel prossimo vlog. Ciao!